Il 23 settembre del 2018, la solenne concelebrazione eucaristica vespertina è stata presieduta da Monsignor Luigi Renna, amministratore apostolico della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. I santi, ha detto, ci vengono indicati dalla Chiesa come modello e a loro ci affidiamo come intercessori. Cari fratelli e sorelle, 50 anni fa, San Pio fissava i suoi occhi in Dio e cominciava a contemplarlo non più attraverso il velo della fede e attraverso quei doni particolari che aveva ricevuto dal Signore in tante visioni. Dio per lui diventava la visione eterna. San Pio partecipava al mistero della vita piena che si manifesterà nella risurrezione, la promessa più grande che Gesù Signore ha fatto a ciascuno di noi. Persino i segni della partecipazione al mistero della passione, le sue stigmate, in quel giorno scomparvero, segno che il suo corpo era ormai destinato alla risurrezione. Quelle stigmate scomparse, come un autorevole studio ha sottolineato, sono come il mistero della trasfigurazione di Gesù. Sul monte Tabor il Signore manifestò la sua gloria, il suo volto si illuminò e le sue vesti divennero candide come la neve. Era il segno anticipatore della risurrezione. Chi lo avrebbe visto sfigurato dal dolore nel Getsemani, cioè Pietro, Giacomo e Giovanni, lo contemplò glorioso e trasfigurato sul Tabor. Quella visione di luce avrebbe sostenuto nel loro cammino gli apostoli e sostiene ancora noi oggi. Cari fratelli e sorelle, guardando a San Pio, alle sue piaghe, al suo corpo senza più le stimmate, ci rendiamo conto che il giogo che Gesù pone sulle spalle dei suoi discepoli, la croce e le esigenze del Vangelo possono pesare, possono farci piegare sotto il loro peso, possono farci soffrire, ma sono dolci e soavi. Quella croce, quelle stimmate, sono, come ebbe a dire il Santo Vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello, collocazione provvisoria, perché la croce lascerà lo spazio alla risurrezione e lascerà il tempo all'eternità. Ma chiediamoci, cari fratelli e sorelle, in questa celebrazione così solenne, 50 anni dalla morte di San Pio, un secolo dal giorno in cui ricevette il sigillo delle stimmate, quale eredità ci lascia San Pio? Ancora più intensa per noi in questa ricorrenza. I santi ci vengono indicati dalla Chiesa come modelli e a loro ci affidiamo come intercessori. Vorrei, miei cari, che in questo santo giorno noi riflettessimo più su San Pio come modello che come intercessore, consapevoli che è più facile considerarlo tante volte colui a cui chiedere un dono, una grazia, che come una persona da imitare nella sua sequela, un uomo di Dio da imitare. Il Vangelo di oggi ci illumina e con esso anche l'esortazione del Papa, la Gaudete ed Exultate, il Papa che alcuni mesi fa ci ha consegnato questa esortazione per dirci che la santità non è solo di alcuni nel popolo di Dio, ma è la vocazione di tutti quanti noi, tutti quanti siamo chiamati a diventare santi. Nel Vangelo di oggi il Signore Gesù ci dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore.
Se noi guardiamo ai santi è perché essi sono come un indice che ci mostra il Signore. L'unico modello è Cristo e a Lui noi vogliamo guardare e imparare. Guardiamo alla mitezza e alla umiltà di cuore di San Pio. Di fronte alle incomprensioni, all'umiliazione, alla segregazione, egli ha imitato Cristo, nonostante avesse un carattere forte. Il Vangelo non è solo per le persone naturalmente miti e remissive, ce ne sono delle persone a cui è facile essere amabili e miti, ma ce ne sono alcune che sono forti e allora per loro non è la mitezza, non c'è la via dell'umiltà del cuore. Il Vangelo è per tutti, miei cari, anche per coloro che sono portati all'orgoglio, all'ira, a voler affermare sempre le loro idee, ma se sono disposti a imparare da Cristo, allora imboccano la strada della santità e della sequela. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, dice il Signore. La santità, cari fratelli e sorelle, inizia quando decidiamo di imparare da questo Maestro e cancelliamo dalla nostra mente altre scuole di pensiero, altri modelli, altri maestri, o perlomeno decidiamo che non sono quelli che ci possono far percorrere la strada del Vangelo. C'è questa domanda che dobbiamo farci ad un certo punto della nostra vita: ma qual è il mio modello di vita? Qual è il mio maestro? Da chi voglio imparare? Da questa risposta inizia il nostro serio cammino di santità. Quelli, ad esempio, che hanno il dito sempre puntato sugli altri, accusandoli di colpe nelle quali magari loro sguazzano, sono persone che non si sa chi abbiano preso a modello. Forse hanno preso a modello gli ipocriti che Gesù condanna nel Vangelo. Vogliono vivere una fede senza misericordia. Da loro non abbiamo nulla da imparare. C'è chi invece poi nella vita decide di avere come maestra la forza. Si evita il dialogo, si preferiscono i monologhi, ad esempio sui social. Si usa violenza verbale, fisica, ideologica. Ecco, queste persone scelgono di avere una fede senza mitezza e senza dialogo. Non vogliono imparare da Cristo. E poi c'è chi ha per maestra una religione nella quale non c'è spazio per il perdono, per l'accoglienza della povera gente. Scelgono di avere come maestra una fede senza carità. Cari fratelli e sorelle, non è questa la strada della santità. Gesù ci ripete: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Prendete il mio giogo su di voi. Il giogo è quello che permetteva ai buoi di camminare insieme per fare bene il loro lavoro. E permette anche a noi questo giogo del Vangelo di camminare sulla strada tracciata da Cristo e percorsa dai santi. Cari fratelli e sorelle, la santità non è solo qualcosa che riguarda San Pio, ma ciascuno di noi. Ed essere devoti di un santo significa non solo avere un intercessore, ma avere chiaro un modello di vita e sapere che quel modello non si riduce a un santino, ma è colui che ci fa intravedere con chiarezza che vivere il Vangelo è possibile. E allora è bello quest'oggi ricordare una delle più belle frasi di San Pio riguardo al rapporto che lui ha voluto instaurare con i suoi figli spirituali. Ha detto:
ho chiesto al Signore di farmi sostare sulla soglia del paradiso e non entrerò fino a quando non sarà entrato l'ultimo dei miei figli spirituali. Cari fratelli e sorelle, San Pio vuole che i suoi figli spirituali, che i suoi devoti, lo seguano in questa strada del paradiso. Aspetta alla porta ciascuno di loro, ma questo cammino che porta a quelle porte è fatto di impegno sulla strada del Vangelo, di ascolto di chi dalle labbra di Cristo oggi coglie questa grande verità. Imparate da me che sono umile, mite e umile di cuore. Prendete il mio giogo su di voi e troverete ristoro per le vostre anime.